Va ora in onda Terzo Tempo Biancorosso, la voce del tifoso, con Corrado Ferretto e Gioia Martinelli. Ed eccoci on air anche questo sabato 28, la voce quella di Gioia insieme a Corrado. Ciao Ferri. Ciao ciao. Prontissimo a commentare anche questa partita. Il risultato: una rete per il Lane, la Feralpi si è fermata a zero. Una vittoria che piace, ti convince? Cosa ne pensi? Ma è stata una partita in cui nel primo tempo c'è stato abbastanza equilibrio, poi nel secondo tempo il Vicenza ha avuto tante occasioni e quindi la vittoria è assolutamente meritata. Bene dopo il vantaggio, perché non si è corso praticamente nessun rischio, questo dà segnale di grande solidità. 0445 490 200, apriamo le linee. Chi c'è? Ciao Gioia, ciao Corrado, Michele da 90. Ciao Michele, eccoci. Bellissima partita per Alpi, buona squadra secondo me. In difesa ho le verbe, difesa bene, buoni scambi in attacco, sono contento. Adesso andiamo a prenderci la vetta a Padova. Sempre forza Lane! Grazie ragazzi, grazie mille di questo grandissimo coro. Vedo un sacco di messaggi che ci sono arrivati, iniziamo anche a leggere qualcosina. Vorrei fare i complimenti con Zamparo, veramente un gran giocatore. E adesso a Padova, Zamparo che oggi ha fatto la differenza. Una parola a te. Ma è entrato bene, è entrato con molta determinazione. È uno che, come si suol dire, mette l'elmetto e fa la guerra con tutti, e in questa partita quando è entrato lui c'era bisogno di quello. Andiamo, chi c'è in linea diretta? Terzo tempo. Ciao, sono Alice da Bassano. Ciao Alice, come stai? Bene, voi? Molto bene, raccontaci, sei andata a vedere la partita? No, perché ero a una cena. Però vorrei chiedere a Corrado se mi può fare un riassunto della partita. E allora adesso faccio partire il cronometro, un minuto e ti facciamo un riassunto. Vuoi fare un saluto a qualcuno? No. La mamma e il papà che sono lì con te. Sì, va bene, la mamma e il papà e la sorella. Salutiamoli, dai, un abbraccio e sempre forza Lane. Dammi un grido al 3, 2, 1. Ok, adesso ci siamo. Ciao, un abbraccio. Vai con il riassunto. Allora, primo tempo equilibrato con un'occasione per parte, e poi invece nella ripresa Vicenza ha fatto molto molto di più, perché ha preso un palo con Costa, ha preso un altro mezzo palo sempre con Costa su punizione, un'occasionissima con Laezza, il gol di Della Morte, e quindi una vittoria meritata, perché poi tra l'altro dopo il gol di Della Morte la Feralpi non si è mai resa pericolosa. Salutiamo gli amici di Bassano del Grappa in ascolto. Pronto, chi c'è per noi? Ciao. Ciao, com'è? Come ti chiami? Sono Sebastiano. Ciao Seba, raccontaci. Oggi siamo andati a fare il raccattapalle. Oh, è una bella esperienza, ti sei divertito? Sì. Hai portato anche fortuna, direi di sì. Certo. Raccontami, come ti è sembrata invece la partita? Ti è piaciuta? Sì. Migliore in campo Della Morte. Migliore in campo, gli diamo la medaglia d'oro. Vuoi salutare qualcuno, Seba? Sì, O'Donnell, papà, Alessandro Fabris. Attenzione, 3, 2, 1, voglio il grido. 3, 2, 1... Forza Lane! Oh, ci si saluta così al terzo tempo. Un abbraccio, grazie e buon rientro a casa. Ciao a tutti. Andiamo a salutare un po' di amici. Sentiamo al volo anche questo messaggio WhatsApp. Chi ci ha raggiunto? Ciao Gioia, ciao Corrado. Altra vittoria importante per Vicenza. Complimenti anche alla Feralpi. Bel primo tempo, poi calato a distanza. Ma questo Vicenza è troppo forte. Ciao Simone. Ciao, una buona serata. Ciao Simone, chi c'è? Ciao Gioia e Corrado, festeggio con tutti voi questa bella e meritata vittoria del Vicenza. C'è sempre il cruccio del secondo gol, e soprattutto mi fa un po' arrabbiare quando il giocatore non la passa al compagno più libero, come nel primo tempo Rauti, che non la passa a Zonta in area a sinistra, e nel secondo tempo Della Latta che non la passa a Costa. A parte questo, tutto bene e complimenti ai Tosi e al mister. Forza Vicenza, Gianluca e Alessandro da Torino. Ciao ragazzi, una buona serata a voi. D'accordo con questo messaggio dei passaggi che sono mancati?
Sì, grave quello di Della Latta. Secondo me il più grave dei due è proprio quello di Della Latta, perché ha guardato Costa che era da solo e poi invece è andato in azione personale. E quindi non si può nemmeno dire che non l'abbia visto, e quindi sono d'accordo con Gianluca. Diamo linea diretta, chi c'è? Vai. Pronto? Ciao Gioia! Ciao! Sono Matteo da Vagliona. Ciao Matteo! E allora? Mi è piaciuto il gol. Sì? E anche sono felice che siamo secondi in classifica. Sì? E il migliore in campo è stato della morte, il peggiore in campo è stato l'arbitro. Ah, l'arbitro, diamo un brutto voto. La maglietta nera gli diamo all'arbitro stasera. E allora Matteo, mandaci un tuo grido però, perché voglio sentire il grido di tutta l'auto, di tutti gli amici che sono con te. Sì. Vorrei salutare anche il club biancorosso. Certo, li salutiamo, li abbracciamo perché sono sempre molto gentili. Noi veniamo a cena e vediamo appunto in qualche modo, ci ritroviamo volentieri sempre con loro. Ti abbraccio Matteo, urlo, 3-2-1. Oh, così mi piace, grazie mille, ciao a tutti. Andiamo a salutare il messaggio di Pierpaolo. Altra vittoria importante della morte da quando ha cambiato fascia nel secondo tempo, ha fatto meglio, adesso big match con il Padova per il primato e tutti stiamo aspettando veramente con il cuore a mille la partita della settimana prossima. Forza Lane, un saluto ai Monelli, buongiorno Fabio, tra poco sentiremo qualche altro messaggio vocale. Ciao Gioia, ciao Corrado, avanti Lane, domenica tutti a Padova. Un saluto ai ragazzi del vecchio stampo e sempre forza a tutti voi. Ciao Pierrotta, buonasera. Chi c'è intanto in linea? Pronto? Ciao Gioia. Ciao. Siamo sempre noi del gruppo Forza Lane. Ah, ciao gruppo, come state? Del Cobra. Del Cobra, Noi aspettavamo il Cobra Rossini, ma si vede che per mister Vecchi non era ancora il momento, ma lo attendiamo con grandissima gioia. Di sicuro, dai, che c'è tempo. Raccontatemi e mandateci un grido, vai. Vogliamo salutare... E chi non canta insieme... E a noi cos'è? Eccoli! Mi fate paura! Puntini, puntini. Vabbè, questo ci piace. Il coro, infatti, mi mancava da Corrado, vero? Ho detto sicuramente qualcuno chiamerà per farci il coro. Damiano, gioia e ciao Corrado da una caldissima Dubai. Ottimo Vicenza stasera, ha saputo soffrire quando necessario, ha gestito al meglio il vantaggio. Peccato per Pippo Costa. Marinaldi è stato forse il migliore in campo. Un abbraccio a mio figlio Jacopo, ai Marsone di Zermeghedo che stanno tornando dallo stadio. Un saluto quindi a loro. Pronto, chi abbiamo in linea? Ciao, sono Andrea da Vicenza. Ciao Andrea. Volevo dire solo una cosa, tre punti importantissimi per continuare il nostro sogno. Un saluto al gruppo degli Ane Barofanti e al gruppo del BCS di San Drigo. E sempre e solo un unico grido. Forza! Oh, ci piacete un sacco, vi amo, grazie ragazzi, grazie mille. Vado a sentire tra poco il messaggio di Pietro, anzi lo facciamo subito, sentiamo chi ci racconta. Ciao Gioia, ciao Corrado, sono Pietro da Nanto, grande vittoria oggi e dai che adesso mettiamo in teccia le gaine. Ciao Pietro, un abbraccio a te. Chi c'è in linea intanto su Terzo Tempo? Sì, ciao Gioia, Silvan. Ciao Silvan. Ciao, ciao. Niente, come dicevo la settimana scorsa a Corrado, che l'importante era vincere e abbiamo vinto. Adesso andiamo tutti a Padova e là è importante non perdere a sto punto. Non dobbiamo assolutamente perdere, andare là a giocare come sappiamo giocare. E secondo me possiamo fare molto molto bene. Posso dire un'altra cosa? Un prego, sì, vai vai. Vergognoso perché non so se arrivano tutti qua da noi o se sono tutti così gli abiti di Serie C,
a sto punto mi sembra di capire che sono tutti così, però vabbè, non importa, l'importante è che abbiamo vinto. Grazie mille. Ciao a te, grazie Silvan, ciao, alla ciao, prossima, ciao. Ti abbraccio, ciao. Sempre forza Lare. Foto che ci arrivano, siamo noi. Gioia, ti saluto, ciao Corrado, Filippo e Matteo che ci mandano la loro foto con un cuore grande, vedi, ho parlato di cuore e mi è arrivata la foto con il cuore. Grazie ragazzi, baci. Chi c'è intanto in linea? Ciao. Ciao, come ti chiami? Riccardo. Ciao Riccardo. E allora sei andato a vedere la partita? Sì, sì. E com'è andata? È bella, abbiamo giocato bene e abbiamo sofferto, ma abbiamo tenuto duro gli ultimi 15 minuti. Sì. E se continuiamo così, secondo me a Padova potremo, abbiamo molto gatti mangiano le galline. Bello questo proverbio, vediamo, incrociamo le dita. 3-2-1, dammi col grido, vai. Forza Lane! Oh, belli carichi, un abbraccio, ci sentiamo puntuali la settimana prossima. Biancorossa al 100%, mai nessuno mi cambierà. Si è fatto, vedi, il taglio di capelli, Corrado con la R. Bravo anche il parrucchiere Matteo dalla Valliona che ci ha chiamato prima, che risalutiamo nuovamente. Ciao, Luca da Barbarano. Ciao Luca. Sono qua con il mio nipotino Elia che ha 7 anni, che siamo tornati stiamo tornando dallo stadio. E niente, volevo dire, boh, io non so perché qualcuno chiama e ancora dice la formazione, quelli là. Abbiamo vinto, abbiamo fatto un'ottima gara secondo me e tutti hanno giocato bene, chi più chi meno, però devo dire che sono delle partite in cui siamo molto in crescita. E avevo due domande per Corrado. La prima era se Fausto Rossi si era fatto male, perché non avevo capito se è uscito solo per crampi o se aveva qualche dolore. E la seconda è se aveva visto la partita del Padova che ha giocato prima e se ho visto che ha pareggiato, se sono un po' calati loro o se è stato un pareggio fortuito. So che stavano anche perdendo addirittura, quindi niente, volevo capire questo in vista del derby. E ciao a tutti e forza Lane! Sempre forza Lane, salutati tu nipotino, ti abbracciamo, grazie, ciao. Allora, rapidamente, Fausto Rossi credo che si sia fatto male, sì, quando ha vinto due contrasti e poi ha alzato la palla per Rauti, ha fatto una cosa tecnicamente bellissima, ma lì probabilmente si è stirato, speriamo di no, ma penso di sì. Per quanto riguarda il Padova, se ricordate 15 giorni fa avevo detto che erano 15 giorni importanti perché noi saremmo potuti crescere e loro magari calare un po', e secondo me è accaduto proprio questo. Oggi non li ho visti bene, meno brillanti, meno vivaci, meno, la palla gira meno rapidamente, perdevano qualche duello e quindi noi arriviamo sullo slancio, loro li ho visti oggi un po' in difficoltà. Grazie Corrado, andiamo, chi c'è per noi? Ciao Gioia, ciao Corrado, sono Ruggero. Ciao. Da Lugo. Ciao Ruggero. Ciao, allora guarda, brevemente ci sono due cose che mi sono piaciute. Una, vai. La vittoria sicuramente, l'altra che abbiamo avuto il piacere di avere con noi Julio nei distinti, a cui abbiamo dedicato un coro e ci siamo fatti i selfie, una grande persona. Volevo chiedere a Corrado, sì, visto che questa squadra, buona squadra, non ci ha permesso l'atteggiamento, diciamo, mentale, l'aggressività che abbiamo usato l'altra volta, ma non era meglio, oppure non è meglio far giocare della Latta che apre molto più velocemente il gioco di un Rossi? Diciamo, voglio solo sapere da Corrado questo, so che non è facile, che è meglio averne tanti, però ecco questo, ciao! Ciao a te! Sì! Ciao e una buona serata! No, allora, semplicemente la Feralpi, come ho detto, è più forte del Renate che vedrete rientrerà nei ranghi. L'avevo visto, non mi aveva mai convinto, avevo detto che aveva vinto qualche partita con un po' di fortuna e insomma tecnicamente poi Renate è stato quello che è. Della Latta oggi è entrato male, secondo me è stato il peggiore o il meno migliore, perché visto quando si vince, quindi insomma quando si tratta di aperture, vabbè, Rossi insomma, è nettamente migliore di Della Latta come qualità tecnica, sì. Oggi Della Latta, come ha sottolineato l'ascoltatore, sì, l'ascoltatore da Torino, fa una cosa che non deve fare, non passare la palla all'avversario libero davanti alla porta, non è una buona cosa. Grazie, andiamo su terzo tempo, chi c'è? Ciao, sono Nicola di Lumignano. Ciao Nicola, benvenuto con noi. Ciao. Volevo dire sempre forza Lane, sì, anche che mi è piaciuta la vittoria. Ok. Il migliore secondo me è stato Costa e Della Morte. The best, quindi Costa, Della Morte. 3, 2, 1, fammi partire il coro, lì vai. Forza Lane!
Oh, senti come suona bene. Ciao ragazzi, buon rientro a casa. Sentiamo anche qualche messaggio WhatsApp. Chi c'è? Ciao Gioia e ciao Corrado, sono Alessandro da 90 Vicentina. Forza Lane sempre. Stasera grande partita, compatti, mi è piaciuto il Vicenza. E continuiamo così e andiamoci a prendere il primato a Padova. Un grande Filippo Costa stasera. Ciao ragazzi e forza Lane! Sì, sempre forza Lane. Pronto, chi c'è su Stella FM? Ciao, sono Francesco di Altavilla. Ciao Francesco! Sono qua con Silvia che stiamo rientrando dallo stadio. Sono veramente felice per questa ottima partita che abbiamo fatto anche questa sera. Ovviamente ho un'altra squadra rispetto a Renate. Questa sera qui ho messo qualcosa in campo in più. Però abbiamo meritato di vincere. Sono veramente contento anche per il gol di Matteo della Morte, che era ora che sbloccasse la sua stagione. Devo fare un saluto grandissimo al club Biancorosso Altavilla. Sì? Voglio salutare tutti i ragazzi del club che mi danno sempre i biglietti per lo stadio. Ciao Gioia, ciao Corrado, sempre forza Lane! Un abbraccio ad entrambi, ciao ragazzi, buon rientro a casa. Sentiamo chi c'è che possa salutarci. E Giugia di Lane, sono Lane Castelgomberto. Grande partita stasera, adesso tutti a Padova per il primo posto. Dai che andiamo! Andiamo, vamonos! Biente, chi c'è per noi? Ciao, sono Lorenzo da Parrè. Ciao Lorenzo! Volevo salutare un altro Gioia Corrado. Ciao, un abbraccio Lorenzo, sei andato a vedere la partita? Sì, sì. Raccontami, parla vicino anche al telefono, altrimenti ti sentiamo poco e male. Secondo me il migliore in campo è Zonta, stato Zonta sicuramente, giusto che l'ha cambiato all'inizio del secondo tempo. Sì. E comunque Vicenza è la terza squadra consecutiva. E forza Lane. E sempre forza Lane. Vai col saluti anche a Carré, ciao ragazzi, una buona serata, un buon ascolto con il vostro terzo tempo biancorosso, la trasmissione di tutti, perché noi ci piace farla insieme. Giovanni, la Feralpi è l'avversario più forte finora incontrato, ora testa al Padova, bravo Vecchi a prendere le misure durante la ripresa, un secondo tempo nettamente migliore del primo. Salutiamo l'ingegner Martini, ciao ingegnere, pronto, chi c'è dall'altra parte? Ciao! Ciao, com'è? Come ti chiami? Sono la Pina di Altavilla. Ciao, benvenuta con noi. Allora, in macchina c'è la Teresa, Nicola e Gabriele. Ciao a tutti. Stasera ho guardato il secondo tempo con Gonzales. Hai visto un bel secondo tempo allora? Questo secondo tempo con Gonzales. È un grande, una grande persona. Lo abbracciamo. Tanto. 3, 2, 1, dammi un grido. Ciao. Ciao. Oh, si chiude sempre così. Bella per Gonzales. Ciao. Tra l'altro, bisogna rapirlo, Giulio. Tenerlo qua a Vicenza, perché da quando c'è lui, Vicenza vince sempre. Quindi bisogna... Io l'ho detto l'altra volta. Non fatelo partire, legatelo qui. Io l'ho detto l'altra volta. Giulio, da quando ci sei tu, non perdiamo la partita. E sta andando proprio come ho detto io. Quindi, ragazzi, tenetelo qui, Giulio, da qua almeno fino a Natale. Poi, prossimo anno lo facciamo. Lo mandiamo a casa per le vacanze natalizie e poi lo facciamo tornare. Andiamo con la prossima chiamata. Chi c'è sul terzo tempo? Sì, ciao Marco. Ciao Marco. Allora, niente sulla considerazione. Stiamo facendo, come ha detto la settimana scorsa, quello che dovevamo fare di solito. Insomma, almeno di eccezioni che partono, squadre che partono prime e poi arrivano prime, quelle che vincono i campionati ci mettono un po' a carburare, no? E stiamo facendo quello. Adesso speriamo di completare l'opera, cioè, la rincorsa più che l'opera, a Padova e poi rilanciarsi. Ho visto una buona squadra stasera e mi sono piaciuti anche i cambi che ha fatto Vecchi, quindi niente da dire. L'unica cosa è che non chiudiamo le partite e speriamo di essere più prolifici nelle prossime partite. Ciao. Ciao Marco, grazie. Sentiamo questi saluti da dove arrivano invece. Che dal Perù, felici per la vittoria del Lane. Da qua Lima, Perù. Forza Lane. Forza Lane sempre. Che belli, no? Saluti che ci arrivano da ogni parte del pianeta. Continuate a mandarci questi messaggi vocali. 345 7959749. Chi c'è invece in linea diretta? Pronto?
Ciao Gioia, sono Enrico di Corso di Sara. Ciao Enrico. Ciao Corrado. Ciao. Ciao, ciao Corrado. Senti, per me questa sera ho visto una partita, io ho sentito anche gli altri ascoltatori, ma per me Filippo Costa all'inizio era un po' sbagliato, però poi è venuto fuori bene in fase difensiva verso il secondo tempo. Ho visto molto bene Talarico e anche Mora ha fatto la sua, insomma. Matteo della Morte anche lui il primo tempo così, dopo è uscito bene dopo. Ecco, tutto qua, questa è la mia, non so se siete d'accordo. Come al solito, grande forza Lane. Sempre forza Lane. Ciao, ti commentiamo subito, Corrado. Ma guarda, credo che Costa abbia fatto una partita straordinaria, molto bene anche lei in fase difensiva. È vero, come diceva Marco, che abbiamo sbagliato tante volte il 2-0, però la cosa più importante è che dopo l'1-0 la Feralpi, che pure ha giocato una buona partita, non ha più tirato in porta. Andiamo a salutare anche il messaggio di Loris da Creazzo, che dice: l'ingresso di Talarico ha cambiato la partita della Latta, un macellaio che non si vedeva a Vicenza da tanti anni. Chi c'è intanto in linea diretta? Pronto? Ciao Gioia. Ciao Beppi. Come va? Io bene, tu come stai? Io bene. Ti ricordi cosa ti avevo detto 15 giorni fa? Sì, se no le chiedi a Corrado. Sì. Ti ho detto che arriviamo a 2 punti e domenica battiamo il Padova e siamo a posto, no? Sì, è vero. E allora va bene così, andiamo avanti. Sei un veggente, Beppi. Pochino. Sì, dai. Tutti gli anni che aspetto di vedere qualcosa. Incrociamo le dita. Comunque speriamo che quest'anno vada bene. Sì, dai. Sei un carichi. Ciao. E ci sarai sicuramente, ci sarai anche sicuramente con la tua bandiera, dai, settimana prossima. Quest'oggi non l'ho portata via, sennò si cancella il tuo nome e quello di Corrado. Ma allora meglio che non la porti, niente. Dai. Tienila no, lì. No, l'ho sempre portata, però oggi ho visto che piove e allora ho detto è meglio che la lasci a casa. Guarda che dopo noi devo chiedere, Beppi, te la rifirmiamo volentieri, sai, verso Natale. Allora la quindi porto via sempre. Portala via, che porta bene anche la bandiera. Ti abbracciamo. Ciao. Ciao Beppi, buonanotte, grazie mille, ciao a te. Chi c'è intanto? Ciao, sono Domenico dalla Puglia. Felicissimo di finire il turno di lavoro e trovare un bel 1-0 a favore del nostro caro Lane. Un abbraccio a tutti. Forza Lane! Forza Lane! Un abbraccio a tutta la Puglia. Chi c'è intanto in linea? Pronto su terzo tempo? Pronto? Ciao, ciao. Giulia, ciao Corrado, sono Gaetano da Castelgomberto. Ciao Gaetano! Un'altra bella vittoria, portata a casa 3 punti, che siamo a 2 punti dal Padova. Ho visto una bella partita, diciamo che il secondo tempo, quei cambi che si sono fatti, si è visto un altro Vicenza, non so se è Corrado è d'accordo. Dopo volevo salutare tutto il club biancorosso di Castelgomberto, un saluto a tutti. Salutiamoli con un grosso abbraccio, ciao a te, buona serata. Ciao e forza Lane. Sempre ciao, forza grazie. Lane, ciao, grazie mille. Andiamo a parlare anche con Corrado, ti faccio anche l'altra domanda che va a rispondere a questo messaggio, al volo di Christian, che dice: ciao, immenso Costa che alla fine non ce ne aveva più, mi sembra avesse anche chiesto il cambio, ma Vecchio ha detto, Vecchio no, l'ha tolto dal campo, forse perché non ci sono sostituti per Pippo Biancorosso, potrebbe essere questo il motivo, grazie. No, che Costa chieda il cambio è impossibile. Per quanto riguarda il sostituto, quando lui non gioca, di solito gioca Greco, che magari non è diciamo uno proprio del ruolo, ma ha la gamba, il passo per coprire bene la fascia, e quindi diciamo che questa squadra, come guardando la rosa come abbiamo detto tante volte, Vecchi può giocare in tanti modi e ha tutti i sostituti in tutti i ruoli. Grazie Corrado, andiamo prossima chiamata, chi c'è? Ciao Gioia, ciao Corrado, 4 su 4, voglio dire solo questo, ciao lì. Tutti. Oh, ciao, caro. Come va? Bene, Uglio. Ti abbiamo riconosciuto dalla voce. Uglio, guarda che qua. Prima ho detto che ti devono rapire, tu non devi partire, devi rimanere qua finché il Vicenza fino a Natale. Vince. Fino a Natale, ti aspettiamo, oh, ti aspettiamo un po' a turno, a settimana 1, a settimana l'altro, tu rimani qua fino a Natale.
Io non torno più, Corrado, io ve lo dico, gioia Corrado a tutti, io resto qua a Vicenza, non mi muovo più. Bravo, Julio. Felice la vittoria, contento, una bellissima partita, bellissima prestazione della squadra un'altra volta, un avversario duro, tosto, più delle altre giornate, poi il gol che arriva così, più bello di così non si poteva, quindi forza Vicenza, forza Lane, dai, fino alla Serie A non ci fermiamo, dai. Ascolta Julio, ti volevo chiedere, ma Morra, Zamparo, che sono magari anche fisicamente un po' ti assomigliano, però detto tra di noi, non ci ascolta nessuno, Julio, tu eri più forte, eri come diceva il mister, tu eri un animale da calcio, eri un campo, avevi una forza straordinaria, loro sono bravi, ma tu avevi un qualcosa in più. Grazie mille Corrado, ma anche Morro, anche Zamparo sono degli attaccanti fortissimi, li si vede in ogni partita la prestazione che hanno, che è sempre alta, tengono sempre la squadra alta, lottano tutta la partita, cioè, tutto il tempo che loro sono in campo sono dei lottatori, sono dei giocatori che, così come piacciono a me, quelli che mettono la gamba dappertutto, la testa dappertutto, e quelli che, come hai detto ben tu Corrado, sono anche loro degli animali. Ascolta Julio, un'altra cosa poi ti lasciamo andare, come difensori, anche tu che insomma giocando attaccante, insomma ti intendi anche difensori, Laezza, Cuomo, Leverma ha fatto un'ottima partita, a proposito di mettere la testa nel primo tempo, Laezza ha messo la testa su una palla alta a 20 centimetri togliendola a Maestrello, lì ci vuole anche tanto coraggio e un gran tempismo, anche loro, anche dietro hanno fatto una grande partita. Sì, esattamente, la difesa del Vicenza sta facendo extra bene, secondo quello che sono riuscito a guardare queste ultime quattro giornate, abbiamo una linea di difesa che mantiene la sua performance in maniera eccezionale, a parte la sfortuna che ha avuto Leverve in quella partita a Milano contro l'Alcione, poi credo che tutte le partite l'hanno fatto in una maniera eccezionale, spero che continuino così ragazzi, tutta la squadra, la cosa più bella che si vede quando si fanno anche i cambi, entrano i giocatori della panchina, cioè proprio non cambia nulla, cioè la prestazione continua a essere sempre la stessa, e questo credo che sia tutto merito anche del mister. Vabbè. Ti abbracciamo Julio, dammi un saluto. Stracciamo questo biglietto di ritorno per abbiamo casa già stracciato. E rimani a Vicenza. Abbiamo già stracciato, io ho detto Julio, sì, tu stai qui fino a una prima di Natale, poi ti malmoliamo per Natale, torni dopo Natale e rimani qui fino a fine campionato, che dici? No, assolutamente, io sto già pensando ad aprire la scuola calcio qua a Vicenza, così già resto a lavorare anche. Bravo, qua, bravo Julio. Siamo tranquilli, dai. Siamo con te. Ci vediamo a Padova, dai. Ti abbracciamo. Ciao Julio, ciao Julio, ciao grandissimo. Grande, il nostro Julio l'abbiamo nominato e lui ci ha telefonato, so che ci segue sempre, quindi abbraccione enorme. Io ripartirei da un paio di messaggi vocali tra pochissimo, perché qui il telefono bolle in questo sabato sera. Chi c'è per noi? Ciao, pronto, come ti chiami? Carlo, siamo tutti insieme quelli da fuori della Toscana. Eccoli, quelli da fuori. Siamo in macchina, siamo ripartiti ora. Siamo stati qui due giorni per la partita e ora ritorniamo in Toscana. Ovviamente ci sarete anche settimana prossima. Ma speriamo, però sarà dura, perché per noi è sempre un viaggio, però faremo il possibile. Comunque, bella partita. Sì, ci siamo divertiti, siamo stati anche accolti molto bene e i ragazzi sono fantastici, bella vittoria, siamo contenti. Ciao Corrado, ciao Gioia. Quanti chilometri? Sono per arrivare a casa, quanti sono? 3 ore di macchina. 3 ore di macchina. 70 chilometri, 3, 5, 3, no, un po' di più, 3 qualcosa. Vabbè, come dico sempre io, quando si vince il viaggio è molto più... È vero, hai ragione. Non te ne accorgi, non te ne accorgi. Ciao ragazzi! Buon viaggio, buon ritorno. Ciao belli, ciao. Ciao, grazie mille. Andiamo a sentire un paio di messaggini vocali, chi c'è? Buonasera Stella FM. Ciao. Siamo Manuela e Cristian. Ciao ragazzi. Allora, da parte mia l'arbitro teneva con Salò per tantissimi motivi, che bene o male
chi ha visto la partita se ne è accorto ed è veramente teneva con Salò. E Costa è sempre numero uno, della morte è sempre della morte, non si fa mai smentire quando è in campo. E giustamente tutti i giocatori, era da aspettarsi giustamente che la partita sarebbe vinta, e questa da parte mia. Ciao, io sono Cristian, logicamente, e complimenti a tutti quanti, anche contro un po' un arbitraggio anche secondo me un po' di parte, o comunque un fischietto un po' sterile verso di noi. Bella partita. Volevo chiedere a Corrado Ferretto, secondo lui, chi è stato il migliore in campo, oltre a Della Morte, che vabbè, ce l'ha messa dentro. Ciao! Sì. Forza Lane! Oh, ciao Manuela, ciao Cristian, Corrado. Se devo fare un nome, dico Costa. Grazie, andiamo con la prossima chiamata. Chi c'è per noi? Ciao Gioia, Robertino! Ciao Robertino! Ciao Gioia, ciao Corrado! Allora, c'è una tradizione che sembra che funzioni. Prima il grande Giulio, che chiama Giulio e si vince, e dopo poco chiamo io. Poi una tradizione che non si sta smettendo, solo che nel nostro gruppo fantasma purtroppo non c'è più gente che fa i compleanni, perché ogni compleanno una vittoria. Beh, meglio l'altro così. L'altro giorno ho compiuto gli anni Simoncino, una vittoria. Oggi ho compiuto Pierre del gruppo fantasma, un'altra vittoria. Adesso cercherò a tutti di dire che fanno il compleanno anche se non è vero, è una battuta. Volevo fare un grosso ringraziamento alla colonia toscana, che come dice Corrado adesso ritornano in Toscana tranquilli e rilassati, e casomai anche con qualche bottiglia di vino. Niente, poi ringrazio il gruppo fantasma, Tex Willer, che l'ho visto in forma, e tutta la Curva Sud. E vai con l'Urlo Cabala da Casalecchio di Reno, sempre solo un grido, forza Lane. Un'altra cosa, vai. Sono contento che mia moglie mi ha smentito, perché diceva che Della Morte non avrebbe mai fatto gol, e invece oggi l'ha fatto. Sono felice come una Pasqua. Ciao a tutti e vi ascolto per radio. Ciao Robby, abbraccione, ciao, ciao, abbraccione. Ciao. Anche comunque la moglie si sta appassionando alla Nero Rossi, era quella che a una certa ora andava a letto presto, invece insomma 11:30 ci ha chiamato, e bello, bello, ciao Robertino. Mary e Valentino, Gioia, vorrei fare una domanda a Corrado. Secondo te come mai Costa non si sgancia più sulla sua fascia? Grazie e un saluto, sempre forza Lane. Come non si sgancia? Costa fa, come dicevo mio vecchio allenatore, fa il solco sulla fascia, il solco, insomma, è il suo lavoro. Noi veneti sappiamo cos'è il solco, cioè è un treno su quella fascia. Dai, un giocatore straordinario, Pippo Costa, sprecato per la C, secondo me. Potrebbe, spero per lui che riesca a recuperare una carriera importante per giocare anche una B a vincere, perché lui ha, insomma, ha qualità, corsa, tecnica, un tiro da fuori esplosivo, gran giocatore. Andiamo, prossima chiamata sul terzo tempo, chi c'è? Sì, sono Stefano. Ciao Stefano. Ciao. Stavo pensando la stessa identica roba, Corrado, cioè dei giocatori come Della Morte, che è più giovane, e Costa e qualcun altro che si merita, che ci meritiamo anche noi di vederli in carriere migliori, cioè, speriamo che la facciano con il Vicenza, perché questo è il nostro anche obiettivo, il nostro sogno. E volevo anche dire che, sentendo questa gente che chiama da lontanissimo, che scrive dal Perù, da Valencia, dal Brasile, mi viene in mente il nostro grande predecessore Antonio Pigafetta, che ha fatto il giro del mondo con Vasco da Gama, no? È una roba emozionante anche sentire il bambino che ha l'accento peruano quando dice forza Lane. Ti chiedo se conosci un po' Chester, e ti abbraccio forte anche Gioia. Ciao. Ciao, ciao Stefano. Il tecnico, ciao. Ti abbraccio, grazie. Sì, Chester è un giocatore che, tanto l'anno di Arzignano l'ho visto tante volte. È un giocatore tecnicamente molto, molto bravo. Lui magari paga un po' la struttura fisica, perché non è particolarmente, insomma, è abbastanza esile. Secondo me può giocare meglio magari dietro alle punte, per sfruttare appunto le sue doti e qualità tecniche, ma anche come magari regista davanti alla difesa, sicuramente in categoria
può dare un ottimo contributo. È un giocatore che forse non ha ancora dato tutto quello che è il suo potenziale, e sicuramente comunque in un centrocampo biancorosso, magari anche quando rientreranno un po' tutti, può dare sicuramente una grande mano. È normale che poi quando a gennaio rientrerà anche Ronaldo, sarà difficile per lui, perché Ronaldo, Zonta, Carraro, Della Latta, Fausto Rossi, giocando a due, lui proprio per struttura fisica fa un po' fatica. Grazie Corrado, ci fermiamo 30 secondi, sponsor time, tra poco intervista da spogliatoio, la parola va a Mister Vecchi. Basta buttare soldi per la tua casa, combatti la dispersione termica una volta per tutte. Chiama Isola Casa e isola il sottotetto con fibra cellulosa, il miglior isolante sul mercato. Meno 40% delle spese di riscaldamento e condizionamento in bolletta, e il tutto detraibile fiscalmente al 65%. Isola Casa, a Chiampo, richiedi un preventivo e sopralluogo gratuito. 800 25 10 25. Isoliamo la tua casa in un solo giorno. Isola Casa, a Chiampo, in via Duca d'Aosta 28. Panoramici, minimali dal design moderno, ricercati, scorrevoli. Sono i serramenti di Panarotto, che produce e installa serramenti da oltre 45 anni. Ogni idea si può realizzare ed è su misura. Passa a trovarci. Panarotto Serramenti. Per una casa più bella, per una casa più funzionale. Da noi anche porte blindate. Approfitta della detrazione del 50% fino a fine anno. E voilà, ci siamo in diretta, belli carichi, in questo sabato sera. La voce è quella di Gioia, la voce è ovviamente quella di Corrado. L'abbiamo promesso, intervista da spogliatoio. La parola va a Mister Vecchi, sentiamo le sue parole. Quelli che sono entrati hanno dato una grande mano a tenere alto il ritmo e mantenere il livello alto. Lo dicevo prima della gara loro, oggi ero in grossa difficoltà a fare le scelte, perché arrivavamo da due partite dove sono stati in tanti a dimostrare di meritare di giocare oggi, e lo sarò anche contro il Padova, fortunatamente, perché vuol dire che si sta facendo bene, vuol dire che c'è un gruppo che comunque dimostra di avere lo spirito del gruppo vincente. Quando qualcuno entra comunque dà il suo contributo, anche in allenamento qualcuno che gioca poco, molto poco, mantiene alto il livello dell'allenamento, e questi sono segnali molto 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 importanti. È chiaro che non è abbastanza, siamo appena partiti, il campionato è appena iniziato, però usciamo da queste tre gare in una settimana rafforzati sicuramente. Queste le parole di Mister Vecchi. Lasciamo spazio alla prossima telefonata. Chi c'è per noi sul terzo tempo? Francesco. Ciao Francesco. Ciao a tutti. Allora, bella partita, sì, sono soddisfatto questa sera, proprio sono soddisfatto. Però ecco una cosa, però Della Latta, secondo me Vecchi deve prenderlo per un orecchio e dirgli che non deve fare le mattane che ha fatto questa sera, perché questo qua molto probabilmente non ha capito dove è capitato. Bisogna insegnargli qualcosa. Tra l'altro, se domenica prossima dovesse giocare contro il Padova, lui essendo un ex, io la vedo brutta nel senso disciplinare, perché ho paura che questo fa qualche stupidaggine. Comunque Costa, ma anche Rauti mi è piaciuto, Della Morte, un po' tutti. A Padova basta non perdere. Cosa ne dici, Corrado? Ti rispondiamo, ciao Francesco, grazie. Ti saluto. Ciao, ti saluto, grazie ciao. Mille. Ma sì, come dico da 3-4 puntate, è chiaro che a Padova non bisogna perdere per nessun motivo. E credo che la squadra, come dicevo prima, adesso è in questi ultimi 15 giorni è cresciuta tanto, mentre sia con la Virtus Verona, dove poi il Padova siamo rimontato nel secondo tempo, ma soprattutto oggi ho visto un Padova invece che sta un po' calando dopo un avvio sprint. Quindi
probabilmente nella sfida di domenica ci arriva meglio il Vicenza, e questo è un bel segnale. E è una gara che bisogna affrontare con grande tranquillità, tosti, decisi, ma giustamente, come diceva Francesco, attenzione ai comportamenti in campo, non reazioni, anche perché magari insomma ci sarà grande tensione, quindi bisogna gestirla bene. Devo dire che sono tanti giocatori esperti nel Vicenza, questo mi fa ben pensare, ecco, mi fa ben sperare. È una gara molto importante, perché diciamo che se si torna da Padova con dei punti è chiaro che l'inerzia del campionato, che prima era tutta a Padova, viene spostata a Vicenza, e sarebbe molto importante questo. Salutiamo Erika, grandissimo Matteo della Morte, sempre solo Forza Lane. Ciao Gioia, ciao Corrado. Primo tempo partiti a razzo, poi bene loro, ma nel secondo tempo siamo andati in crescendo. Un pensiero per Costa, oggi anche della Morte nel primo tempo non ha passato la palla a Filippo quando era libero, spero non ci sia qualcosa in spogliatoio. Stefano dalla Valprota, ciao a te. Poi chi abbiamo? Ciao Gioia, ciao Corrado. Roberto di Altavilla, ciao. Di rientro dallo stadio. La cosa più importante di questa sera è avere innescato Matteo della Morte. Speriamo gli passi la tristezza, giochi un po' più sereno. Si è visto che si è gasato dopo il gol. Questa è la cosa più importante di questa sera. E domenica prossima sarà quel che sarà, ma ci siamo, secondo me ci siamo. La squadra gioca bene, i cambi funzionano, abbiamo sofferto un po' nel primo tempo, ma la squadra sta girando bene, e di questo dobbiamo ricordarci, dobbiamo ringraziare Vecchi, che è un signor allenatore, è un signor allenatore. Che ne pensi, Corrado? Sì, assolutamente, gli abbiamo fatto i complimenti martedì sera per la formazione, dove ha fatto anche delle scelte che potevano sembrare impopolari e anche un po' particolari, sai, quando togli Morra e schieri Zamparo, che aveva fatto, voglio dire, bene, ma insomma togli l'attaccante che aveva deciso la partita prima, e poi Zamparo segna oggi, come ha detto giustamente Vecchi, e tutti sono entrati molto bene, e questo è un altro aspetto che conferma la forza della panchina, perché quando ci giri e vedi, diciamo, seduti in panchina giocatori così importanti che poi quando entrano danno tutto, perché oggi la squadra ha dato veramente tanto, allora è veramente un segno che non ci sono solo 11 giocatori in campo forti, ma c'è anche un gruppo, quindi anche i 18, i 20 giocatori, e questo è molto importante, perché poi insomma infortuni, vediamo, squalifiche, c'è bisogno veramente di tutti, e quest'anno è una squadra che non ha ruoli scoperti, ha delle alternative molto valide, e soprattutto un po' tutti i giocatori sanno che hanno la grande chance per tornare nel calcio che conta, perché hanno capito anche loro che insomma questa città di Serie C non ne vuole più sapere. Andiamo col prossimo messaggio WhatsApp. Bella vittoria, sofferta come sempre, una vittoria da Vecchi, 1-0, sono le tipiche vittorie sue. Adesso però mi auguro che dalle prossime partite si cominci a chiuderle, perché non sempre ti può andare bene. Essere più cinici davanti, più concreti, e chiudere le partite. Bisognerà cominciare a farlo, perché con Renate e col Faralpi abbiamo meritato, però è chiaro che quando sei sull'1-0 puoi sempre rischiare qualcosa nel finale. Sono partite comunque queste qua tipiche del nostro allenatore, ha vinto un campionato di Serie C con la Faralpi, vincendo tutte le partite o quasi 1-0, è un marchio di fabbrica. Ciao da Franco e forza Vicenza. Sempre forza Lani. Saluto Alessandro che dice: unica nota dolente della serata, vedere i tifosi che al 20° del primo tempo dovevano ancora entrare per la lentezza dei tornelli e gli Stewart, dice Alessandro. Purtroppo non possiamo che darti ragione, Alessandro, cioè non si può pagare il biglietto e entrare al 20° del primo tempo, e questo è un problema che in ottica magari di affluenze ancora maggiori bisogna che venga risolto, perché ripeto, tu
non puoi pagare il biglietto e entrare al ventesimo primo tempo, e non puoi neanche essere costretto di andare allo stadio un'ora e mezza prima, perché se no non entri al primo minuto. Non so, il comune, la società, insomma, si parlino, si trovino un accordo, trovino un'intesa per mettere un altro tornello, perché chi paga giustamente ha il diritto di vedere la partita al primo minuto. Saluto Renato da Monza, dice: una domanda sul Padova in vista del derby. Mi sembra che, a parte oggi, siano una squadra che segna tanto, mentre noi ultimamente non andiamo oltre l'1-0. Basterà per vincere o ti preoccupa questa poca realizzazione davanti? Sempre forza Lane. Sempre sull'argomento vado a leggere un altro messaggio che ci arriva, dice Gioia: ciao Corrado, primo tempo vabbè, di qualità l'abbiamo già letto, era un altro quello che devo riprendere, quello di Agostino, che dice: vorrei sapere da Ferretto un'analisi sul Vicenza-Padova, cioè difesa, centrocampo, attacco. Secondo me il loro centrocampo hanno qualcosa in più degli altri due reparti, invece noi siamo migliori, quindi un'analisi interamente sulla prossima partita, la prossima partita che, devo dire, alla fine è quella che conta, no? È quella che dobbiamo vincere per forza. Ma diciamo che le squadre si possono anche giudicare al reparto, ma poi insomma è chiaro che è l'11 in campo che determina il risultato. Secondo me a livello di attacco il Vicenza è nettamente superiore, che ha non solo i giocatori in campo ma anche in panchina un parco attaccanti che non solo è superiore al Padova ma è superiore a tutti i reparti offensivi del girone. A centrocampo il Padova gioca un centrocampo a tre, ecco, questa è una cosa che magari potrebbe creare qualche problema. Loro hanno Varas e Fusi che corrono molto, sono molto dinamici, e hanno Krisicic che, pur essendo magari un regista lento nelle movenze e veloce di testa, cioè fa correre la palla, gioca di prima, o meglio ha giocato di prima fino alle ultime due partite. Adesso l'ho visto anche lui un po' in difficoltà, perché probabilmente i compagni gli dettano meno il passaggio, e sai, quando hanno l'uomo, non hai il compagno libero per passargli la palla, è più difficile giocarla di prima. Io credo che nel complesso, in questo momento, come dicevo prima, il Vicenza ci arrivi meglio a questa partita, perché il Vicenza è in crescita, il Padova è un po' in calo. 15 giorni fa loro erano lanciatissimi, perché segnavano gol a valanga e ne subivano pochissimi. Adesso anche oggi li ho visti un po' in difficoltà, poi sono andati in svantaggio con la Virtus, sono andati in svantaggio anche oggi. Devo dire che hanno dimostrato anche oggi grande carattere, pur giocando una partita non buona dal punto di vista proprio della tecnica, della rapidità, dello sviluppo della manovra, ma sono riusciti a raddrizzarla. Il Vicenza però viene da un paio di vittorie in cui ha dato prova di forza, di squadra, di compattezza, e quindi, ripeto, secondo me Vicenza in crescita, il Padova sta un po' tirando il fiato. Credo che l'importante, come dicevamo prima con Francesco, sia non perdere. Poi ovviamente, scontato, se si vince ancora meglio, ma perdere mai per nessun motivo al mondo. Grazie Corrado, volevo sentire anche la prossima intervista, la parola va a Laezza. Sapevamo che era una partita complicata, tosta, perché vabbè, conoscevamo già il mister anche, e conoscevamo parecchi giocatori loro. Sono tutti giocatori di categoria, forti, tanti hanno vinto, quindi sapevamo che non era una partita facile, anzi. Nel frattempo la difesa comincia a diventare veramente molto solida. Sì, no, ma la difesa possiamo parlare proprio di tutta la squadra, perché veramente c'è un sacrificio, che abbiamo fatto uno step in più, perché vediamo anche il lavoro degli attaccanti, centrocampisti, diciamo è un lavoro che stiamo facendo bene di squadra, e sicuramente anche la difesa, però è un lavoro più di squadra che dei singoli, diciamo. Sono parole molto importanti quelle di Laezza, che non ha parlato di un reparto, Corrado, stavamo dicendo prima, ma si parla proprio di squadra, di unità, di una squadra che vuol vincere, una squadra si aiuta, una squadra che effettivamente sta facendo molto bene in questo inizio campionato.
Ma sai, è giusto, perché quando parli di fase difensiva i primi a difendere sono gli attaccanti che vanno a pressare la difesa avversaria, che quando deve impostare pressata ovviamente imposta con più difficoltà, e viceversa quando c'è fase offensiva i difensori sono quelli che iniziano la manovra e sono più propositivi. Ma sai, il discorso di Laezza è evidente quando vedi al 93esimo che Rauti va a pressare il difensore centrale avversario e gli impedisce di lanciare lungo, ed siamo al 93esimo dopo aver corso in lungo e in largo, trovi ancora l'ultima energia per andare a metterci la gamba e deviare il pallone, ecco che quel pallone che magari poteva arrivare nella metà campo biancorossa non arriva perché c'è rimessa laterale, se la palla è ancora molto lontana, e questo è tutto un aspetto che, come giustamente evidenziava Laezza, che poi te lo ritrovi a fine partita. È una squadra solida. Adesso il Vicenza ha preso 4 gol come il Padova, e quindi vuol dire che la fase difensiva funziona bene. Poi insomma i gol arriveranno, perché ripeto, l'attacco biancorosso non ce l'ha nessuno. Andiamo a salutare anche l'avvocato Pesa. Ciao Gioia, ciao Corrado, e adesso tutti a Padova, sempre forza Lane, vi abbraccio, grazie a te. Chi abbiamo in linea? Ciao Gioia, sono Michele di Vicenza. Ciao Michele. Ciao, tutto bene? Sì, tu come stai? Ottimo, ottimo, ottimo. E niente, volevo dirvi che sono molto contento del Vicenza calcio, perché stiamo raggiungendo degli obiettivi interessanti, ma la cosa che voglio sottolineare è che l'atmosfera che c'è allo stadio in questo momento mi sembra di ricordare quella dell'amata squadra di Corrado Ferretto, di quella di Giorgi, che fatalità, anche, anche di vecchi, cioè nel senso Giorgi e vecchi, vedo delle similitudini in questi due ragazzi, e spero che sia di buon auspicio, perché Vicenza merita altri palcoscenici, come dice Gonzales, meritiamo la Serie A e speriamo di arrivarci molto presto. E anche alcuni ragazzi tipo Costa, tipo, vabbè, la difesa è incredibile, mi piace tantissimo, lei è un personaggio fantastico, e fatalità, da quando è entrato lui abbiamo trovato molta serenità in difesa, e quindi mi piace molto, speriamo che continui così, e speriamo che domenica facciamo una bella partita. Forza Vicenza sempre fino alla fine. Una positività sempre, quella che è sempre positività. Guarda, io sono la persona più positiva del mondo. Gonzales, le sue chiamate sono super positive e spero che influenzino tutti i tifosi. Ti abbraccio, grazie mille, sempre forza Lane, grazie, ciao, buonanotte, ci sentiamo settimana prossima. Andiamo a leggere ancora qualche messaggio. Andre, Gioia, ciao Corrado, oggi tristemente niente stadio per chi ha letto con la febbre, caspita, vittoria super importante stasera con una Feralpi competitiva solo con gli 11 di partenza, la differenza la fa anche la panchina lunga che quest'anno abbiamo. Curiosità da chiedere a Corrado, consapevole che non segui il calcio minore, Tronchina Città è mai stato convocato? Perché mi sembra non abbia fatto ancora un minuto, gran peccato, chiediamo a Marchetti che ce lo ridiano, un abbraccio, sempre forza Lane. PS, arbitro incommentabile Andrea Daschio, che abbracciamo, speriamo ti rimetti presto. Intanto chi c'è? Ciao Gioia, sono Ivan. Ciao Ivan, volevo chiedere a Corrado due cose. Prego. L'unico difetto di questa sera, se si può parlare di difetto, secondo me, è che bisognava magari chiuderla, perché le occasioni ci sono state. Penso che Corrado sia quasi d'accordo. E poi volevo chiedere se è vera sta voce che a gennaio dovrebbe arrivare Briganti dal Catanzaro, che è un ex. Grazie, buona serata. Ciao, un abbraccione, grazie, buona serata. Vediamo se cosa ne pensa Corrado, se ne sa. No, beh, diciamo che adesso il mercato di gennaio, insomma, è un po' presto. Poi tra l'altro in difesa è chiaro che bisogna anche aspettare quale sarà l'evolversi della situazione di Gonzales, perdonate, Julio è nei miei sempre pensieri sempre, sì, no, assolutamente sì, no, di Golemic, che come avete sicuramente letto, adesso al 6 di novembre ha ottenuto la possibilità di rifare le visite mediche per l'idoneità sportiva. È chiaro che se il responso fosse positivo è un altro rinforzo in difesa molto importante, quindi credo che la difesa sarebbe non a posto, a postissimo, nel caso in cui speriamo di no, Golemic insomma non ottenesse l'idoneità,
credo che magari si potrebbe fare qualche valutazione, ma comunque al momento di mercato non si parla, è presto, il mercato aprirà a gennaio, quindi magari si comincerà a valutare e a muoversi, muovere qualche pedina a dicembre. Per il momento sono tutte voci che non hanno fondamento. Andiamo invece a rispondere anche ad Andrea, che chiedeva di Tronchin al Città, come la situazione? No, lui purtroppo ha un problema, non sta bene, quindi è chiaro che il suo rendimento finora è stato sicuramente condizionato dai problemi fisici. Salutiamo anche Boris, un giovane tifoso che ci scrive: forza Lane della morte, ci vediamo la settimana prossima, un abbraccio, grazie a te, ciao Boris. Poi il nostro Vicenza ci sta dando grandi soddisfazioni, se si esclude una sfortunata finale playoff, da quanto tempo è che non perde? Certo che stasera abbiamo avuto delle occasioni davvero clamorose non trasformate, fortunatamente un gol almeno riusciamo sempre a farlo, e che festa hanno fatto i nostri due radiocronisti. Sì, stavano gridando come pazzi, di solito lo fanno sempre la nostra Luisa e il nostro Giovanni. Giorgio da Creazzo: abbiamo poca realizzazione secondo te? No, abbiamo visto diversi messaggi che dicono sì, la squadra è forte, sì, va molto bene, però insomma gli altri fanno qualcosina in più di noi quando si parla di gol. Beh, anche no, nel senso che Vicenza ha subito 4 gol finora ed è la miglior difesa del campionato, quindi poi tra l'altro oggi la Feralpi credo che abbia tirato in porta una volta in maniera pericolosa e basta. Diciamo che ci sono state delle occasioni, quella di De Col di testa, quella di Laezza, abbastanza clamorose. Poi è chiaro che nel calcio, sai, conta sempre fare un gol più dell'avversario. E chiaro, quando tu non... Questa squadra è tornata a non subire gol, ma soprattutto a subire molto poco, perché si è correnata dopo l'1-0, anche oggi dopo l'1-0 loro non sono mai stati pericolosi. E quindi di fatto, insomma, come diceva il grande Bugia di Bosco, meglio vincere 5 partite 1-0 che 1-5-0. Verranno anche le partite in cui Vicenza vincerà 3-0, 2-0, 3-0, perché ripeto, l'attacco biancorosso è nettamente il più forte di tutta la categoria. E potrei anche dire di tutti e tre i gironi, perché veramente le fiche che ha in mano Vecchi sono veramente importanti per la Serie C. Andiamo a salutare Roberto da Longa, che dice: stiamo crescendo piano piano tutti, gli interpreti ancora rossi sottotono, gli altri oggi fantastici. A Padova firmerei per un pareggio. Scusate, doppio messaggio, Corrado, hai news dei rinnovi? O è troppo presto? No, per i rinnovi non ci sono novità, è chiaro che ci sono giocatori in particolare come Costa e Della Morte, che Costa soprattutto, perché Della Morte ha un contratto fino al 2026, mentre Costa ha un contratto fino al 2025, e penso, spero che insomma sia la società che l'entourage di Costa si siedano al tavolo molto presto. Intanto devo dire che faccio i complimenti a Costa non solo per le sue prestazioni, ma perché l'aveva detto alla fine della partita di Sesto San Giovanni vinta contro l'Alcione, aveva parlato di grande serietà, di grande professionalità nonostante insomma qualche problema, e lui in primis è quello che dà l'esempio a tutta la squadra, che sta giocando veramente, dando veramente tutto, e quindi quando esce non ha più una spilla di energia, e sai, quando dai questo esempio anche per tutti gli altri, tu che sei anche insomma vicentino, così è un gran segnale. Salutiamo Marco da Grumolo della Badesse. Ciao, volevo chiedere a Corrado, dopo quello che ha detto Costa in conferenza, presumo parlasse dell'adeguamento degli stipendi, c'è il rischio di perdere lui e Della Morte per caso? Beh, oddio, se la società fosse così folle, perché sarebbe follia di non rinnovargli il contratto prima del mercato di gennaio, sapete che dal primo di febbraio per regolamento lui può firmare, avendo il contratto in scadenza dal 30 giugno 2025, può firmare per un'altra società. Io penso che insomma non si arriverà a questo, e che prima di quella data, prima della fine dell'anno, sicuramente la situazione del rinnovo di Costa si sistemerà. Ecco, ripeto, sarebbe follia non farlo.
Attenzione perché abbiamo un messaggio importante da dare, Corrado, io lo affido a te, perché c'è Daniele da Isola che dice: convincete mia moglie a farmi andare a Padova a vedere la partita. E quindi devi... Insomma, Daniele, guarda, vai, non so, inventati qualcosa per la carte, moglie. Le carte che puoi giocare sono, intanto Padova è vicina, quindi insomma è quasi come andare a Vicenza. Torni presto, ecco, torni presto, sì, non stai via, cioè parti presto, torni presto, e poi ovviamente come sai, come sempre, ti puoi giocare, non so, poi in cambio una bella cena, un weekend, insomma, come dicevano una volta, inventati qualcosa, dout des, quindi tu mi fai andare a Padova, io ti faccio un bel regalo, una dare cena, dare a bere, bravo Corrado, quindi cena, lume di candela, sì, esatto, esatto, tu vai a vedere il Padova, direi che lo scambio è sicuramente giusto. Grazie, speriamo di essere stati super convincenti, di averti dato una mano. Ciao Daniele, ti abbracciamo. I tifosi del Padova hanno già detto che non entreranno neanche contro il Lane. Secondo te, Corrado, che ambiente ci sarà a Padova, Alessandro? Ma Padova è sempre stato un ambiente ostile per Vicenza, ricordo insomma tanti derby in cui anche magari noi nella tribuna stampa eravamo insomma bersagliati, sì, insomma qualche grida, qualche lancio di qualche carta, cose. No, beh, fumogeni no, ma insomma qualche rotolo di carta c'è arrivato, ecco. Però voglio dire, è chiaro che la presenza, anzi l'assenza di parecchi tifosi, quelli più caldi, che insomma avrebbero potuto dare anche un clima più caldo allo stadio, smorza un po' insomma il calore del tifo padovano, che è abbastanza già limitato al fatto che una curva non ce l'hanno, nel senso che lo stadio, come tutti sanno, insomma, è un obbrobrio calcistico fatto a pezzi, dove adesso c'è una curva che è stata bloccata, non ho ben capito neanche per che motivo, insomma è veramente un obbrobrio sportivo l'Euganeo, quindi diciamo che mi dispiace anche per i tifosi del Vicenza che andranno in curva, perché da quella curva credo che ci voglia il binocolo per vedere la porta più lontana, perché è veramente una curva bassa, lontana dal campo, quindi vedi la prima porta, la seconda ti immagini quello che accade, anche qui chi paga il biglietto insomma ha diritto di vedere, non di intravedere o di immaginare la partita. Tra l'altro mi chiede Simon quanti biglietti ci sono. Sì, beh, di solito concedono intorno ai 2000 biglietti, adesso vediamo se per ragioni magari di ordine pubblico ne concedono meno, ma insomma, di solito a Padova i biglietti che concedono sono circa 2000. Saluto Fulvio che ci manda il semaforo verde, non so come abbia un semaforo a casa ancora Fulvio, devo ancora indagare su questa questione. Intanto 30 secondi sponsor time, tra poco sentiamo anche le parole di Della Morte ai nostri microfoni. Basta buttare soldi per la tua casa, combatti la dispersione termica una volta per tutte. Chiama Isola Casa e isola il sottotetto con fibra cellulosa, il miglior isolante sul mercato. Meno 40% delle spese di riscaldamento e condizionamento in bolletta. E il tutto detraibile fiscalmente al 65%. Isola Casa, a Chiampo. Richiedi un preventivo e sopralluogo gratuito. 800 25 10 25. Isoliamo la tua casa in un solo giorno. Isola Casa, a Chiampo, in via Duca d'Aosta 28. Panoramici, minimali dal design moderno. Ricercati, scorrevoli. Sono i serramenti di Panarotto, che produce e installa serramenti da oltre 45 anni. Ogni idea si può realizzare ed è su misura. Passa a trovarci. Panarotto Serramenti. Per una casa più bella, per una casa più funzionale. Da noi anche porte blindate. Approfitta della detrazione del 50% fino a fine anno. Eccoci in diretta a mezzanotte che scocca in questo momento e sentiamo immediatamente le parole di Della Morte sulla partita appena disputata. Poi il gol lo volevo, anche se ti dico la verità non era un'ossessione, perché l'importante sono sempre i tre punti e vincere e fare il risultato, però sono contento perché sicuramente sbloccarsi è importante. E poi penso che sia un gol meritato, perché
per tutto il lavoro che comunque ho sempre fatto, per l'impegno che ho sempre messo, per la dedizione e per tutto, quindi sono contento. Della Morte, che ha segnato il gol dell'1-0 della partita appena disputata, un gol che dà morale Corrado e, come ha detto lui, un po' lo sblocca, no? Vedremo sicuramente un Della Morte diverso contro il Padova. Ma diciamo che sai, per gli attaccanti il gol è un po' una sorta di come gli spinaci per braccio di ferro, e lui è un attaccante un po' atipico, perché lui è uno che ama anche molto far segnare. Finora aveva fatto un avvio di stagione un po' difficoltoso, come dicevo anche l'altra volta, lui ha saltato la preparazione, diciamo che non l'ha fatta bene, non l'ha fatta completamente per i problemi sia fisici che ha avuto, ma anche insomma, per tutto quello che è successo a livello di mercato, trattative, che l'hanno sicuramente disturbato. Vedo un giocatore molto ben centrato, un giocatore che quando ha la palla è sempre pericoloso, e un giocatore che personalmente io vorrei sempre avere nella mia squadra, che piuttosto che averlo contro. Quindi credo che Della Morte sia un problema per gli avversari, non certamente per il Vicenza. Andiamo a salutare Gaia, che dice: potresti fare gli auguri Corrado a mia mamma Giuliana, che oggi compie 32 anni? Certo che li facciamo. Vabbè, assolutamente, anche perché come sempre, non so se Giuliana sia tifosa o meno, in ogni caso intanto il regalo biancorosso è arrivato, poi facciamo un grandissimo augurio per questo compleanno, che sia intanto una giornata serena, gioiosa, e poi che magari ci siano tanti regali, tanti bei regali, quindi che sia proprio un compleanno da incorniciare. Salutiamo un altro messaggio di Alberto: vorrei complimentarmi con Zamparo, veramente un gran giocatore, adesso a Padova, una alla volta, con grinta, cattiveria sportiva, sempre forza Lane. Ciao Alberto. Abbiamo Andrea Du Brasil, un vecchio strepitoso, creatore di spogliatoio fantastico in poco tempo, da rinnovare subito il contratto, urgentemente. A che punto siamo, Corrado? Fino a quando ha il contratto il nostro Vecchi? Ma allora, il contratto ce l'ha fino al 2025, ma credo che per quanto riguarda Vecchi sia già blindato, tutto fatto, sì, ma già ha trovato anche un accordo, un'intesa, credo che manchi solo l'ufficialità per il suo rinnovo fino al giugno del 2026. Ci piace. Andiamo a salutare Gianluca: una vittoria sudata ma davvero fortemente voluta, e quindi domenica prossima davvero tutto è possibile, si incomincia a sognare, ed è bello, no? Perché sta andando tutto per il verso giusto e c'è una grande positività. Lasciamo spazio al prossimo messaggio vocale. Chi c'è? Ciao, sono Raul di Bassano. Ciao Raul. E volevo togliermi un sassolino in merito al mio compaesano Loris Zonta. Io sono il primo ad ammettere che gli ultimi 2 anni che ha fatto a Vicenza non sono stati per niente buoni e aveva bisogno di cambiare aria, però non mi è piaciuto per niente l'atteggiamento dei tifosi, soprattutto nei social, questa aria di un po', come si può dire, di negatività, di eccessiva diffidenza nei suoi confronti in merito al suo ritorno. Lui è andato a Taranto, ha fatto un campionato importante, l'abbiamo visto qua nei playoff andata e ritorno, che ha giocato molto bene, e ma più che altro Vecchi l'ha voluto, ok. Anch'io dicevo, ma chissà che Zonta tornerà, però è stato anche massacrato sto ragazzo, veramente. Anch'io, diciamo, non avevo questa grandissima fiducia, però ho detto vediamo, perché se Vecchi l'ha voluto di nuovo qua, vediamo cosa fa. Alle prime 2 prestazioni un po' così, mugugni, cose, e adesso sta giocando alla grande, perché per me migliore in campo stasera, migliore in campo anche contro il Renate, e non lo dico perché è un mio compaesano, e però
bisogna avere rispetto per l'orizzonte, ma non perché è un bravo ragazzo, perché è uno che ce la mette tutta, perché l'orizzonte è tifoso del Lane Rossi come tutta la sua famiglia, è uno che ha il lane dentro, è un vicentino e merita più rispetto e fiducia, e lui in campo ci sta mettendo tutto se stesso, e quindi avanti Loris, e sono molto contento di come stia giocando Loris Zonta, malgrado avessi avuto anch'io i miei forti dubbi. Grazie mille a Raul, cosa ne pensi di questo, no, di questo messaggio sollevato social, che come sempre sono anche un po' cattivelli, tutti scrivono, tutti sono allenatori, tutti dicono, poi uno inizia a ritrovare la strada, quindi si cambia via, cioè effettivamente è stato un attimo preso di mira. Ma guarda, noi abbiamo un motto su questa trasmissione, che tutti possono, diciamo, sono liberi di esprimere le loro opinioni, noi le rispettiamo, a volte siamo d'accordo, a volte meno, ma questo un po' è il bello. È il bello, è il succo della nostra trasmissione, che appunto è aperta a tutti che possono esprimere le loro idee. Quello che non mi piace è quando ci sono i pregiudizi, cioè si giudica a prescindere. Ecco, Zonta è un giocatore che conosco bene, perché insomma l'avevo seguito prima ancora che vestisse la maglia del Vicenza, è un giocatore che mi è un po' da sorridere, perché insomma in Serie C insomma, è un giocatore che io prenderei sempre, poi si parla di categoria superiore, è tutto un altro discorso, ma in C è un giocatore che prenderei sempre, perché intanto voglio dire, è un ragazzo che sia in campo che fuori è un ragazzo che è di esempio, perché non molla mai, è sempre in primo della lista quando c'è da correre, in primo in testa del gruppo quando c'è da dare il buon esempio. Quindi è un giocatore che da questo punto di vista è un modello. Poi in campo io non vedo tutti questi fenomeni in Serie C e lui sia così scarso, ma infatti l'avevo detto subito alla prima puntata, quando c'erano parecchi che lo criticavano, che gli davano da giocatore di eccellenza. Ecco, avevo detto subito, sappiate che qui non trovate sponda per giudizi a priori. Noi giudichiamo le prestazioni, poi Zonta potrà giocare bene e potrà giocare male, ma i giudizi a priori non mi piacciono. Così come Pizzignacco era piccolo, non era pronto, è Pizzignacco che io difendevo e prendevo le solite offese, ma cose. Non offese, magari no, ma insomma mi diridevano così, insomma mi prendevano un po'. E adesso Pizzignacco mi risulta che sia in Serie A a Monza, magari non è portiere titolare, però voglio dire, forse sei arrivato lì, c'era. Magari voglio dire, proprio così scarso non era, così piccolo non era, e tutte queste cose qua. Ma mi viene in mente Pizzignacco, perché voglio dire, un po' è uno degli ultimi, potrei parlare di Van de Putte, quando insomma sostenevo che poteva giocare, che poteva giocare in una B a vincere, e anche lì mi dicevano che non poteva fare la differenza neanche in C. Sta di fatto che il Catanzaro l'ha venduto alla Cremonese per 3 milioni e non mi sembra che a Cremona ci siano dei pazzi, ma c'è gente che capisce di calcio. Questo per dire che poi io, siccome tutti vediamo il calcio e non tutti lo vediamo allo stesso modo, ma ci sta, mi piace che uno dica, magari oggi a me Cuomo, dico il primo giocatore che mi viene in mente, non mi è piaciuto perché secondo me ha giocato male, poi possiamo discutere, magari per qualcuno sì, per qualcuno no. Non mi piacciono i giudizi a priori, e purtroppo su Zonta c'era un pregiudizio chiaro, tant'è che Vecchi, che è una persona intelligente, l'ha capito ed è intervenuto. Perché un allenatore intervenga su un giocatore vuol dire che aveva capito che bisognava fermare, stoppare questo pregiudizio, perché come dicevi tu, Gioia, come diceva il nostro Raul, l'ascoltatore, Raul, amico, sì, che ha mandato il vocale, bastava aprire i social e se almeno crollava la gradinata era colpa di Zonta, se pioveva era colpa di Zonta, se c'era un pallone bucato era colpa di Zonta, anche no, insomma, ecco, per cui questo dico, magari poi uno mi può dire, a me Zonta come giocatore non piace, e ci sta, che fosse sempre il peggiore, inadeguato, anche no. Oggi fa uno stop di tacco, un tiro al volo,
che voglio dire purtroppo gli è uscito un po' centrale, il portiere l'ha presa, altrimenti sarebbe stato un grandissimo gol, ma per dire che in C è un giocatore che ci sta e ci sta anche alla grande. Molto chiaro, grazie. Sono d'accordo con Raul, anch'io non ero entusiasta per il ritorno di Zonta, ma anche per me migliore in campo con il Renate stasera con la Feralpi. Forza Zonta, forza Lane, sempre. Diego da Vicenza. Salutiamo, un messaggio che ci arriva da Claudio. Padova, non ci fai paura, siamo noi favoriti e la squadra più forte del girone, anche perché abbiamo un grande allenatore e con grande sicuramente ci rifacciamo anche le parole di Corrado, che ha preso in mano la situazione, che con Zonta è un allenatore che ci vede dentro delle cose, è un allenatore che è molto lungimirante, lasciamelo dire Corrado, quindi lui sa quello che fa, sa benissimo che può far giocare anche diverse persone, però ha sicuramente il polso della situazione, ci vede dentro nelle cose. Fabio, sempre forza Lano, un saluto ai Monelli, ciao e una buona serata anche a te. Francesco da Verona, la buona notizia è che il Padova ha interrotto la striscia positiva, questo toglie qualche certezza, poi abbiamo gli stessi gol subiti, 4, e direi che è il momento di dare un'occhiata alle squadre che hanno giocato oggi e soprattutto un'occhiata doverosa va data la classifica. Ma sì, il Padova oggi si è fermato, cioè non ha vinto, ha ottenuto un pareggio, tra l'altro come dicevo prima soffrendo abbastanza, pareggiando a una decina di minuti dalla fine, dopo una prestazione che, ripeto, per tanti versi, per tanti aspetti, rappresenta un po' una frenata. Adesso vedremo se sarà momentanea, magari una giornata un po' così, oppure se loro siano entrati un po', stiano un po' rifiatando dopo un avvio in cui insomma fare 6 vittorie su 6 non è certamente facile. E il pareggio del Padova lo porta a 19 punti su 21, che comunque rimane un risultato veramente importante. Come dicevamo prima, 18 gol fatti e 4 subiti, e quindi il loro punto di vista realizzativo hanno fatto sicuramente sempre molto bene. Oggi ribadisco a Busto, ho fatto un po' fatica anche da quel punto di vista. Vicenza che è però subito dietro, per dopo la vittoria con la Feralpi a quota 17. Il Renate che ha perso ancora, ha perso in casa contro l'Albino Leffe di Gio Lopez, che è la quarta forza a 12 punti, poi c'è il Lecco che vinceva 2-0 a Vercelli e ha perso 3-2, e poi ci sono Lumezzane e Atalanta che però giocheranno domani, hanno una partita in meno, quindi diciamo che per quanto riguarda il vertice queste sono. La Feralpi che secondo me oggi ha dimostrato di essere una buona squadra, inferiore abbastanza nettamente secondo me a Padova Vicenza, però è a quota 9 punti e quindi molto lontana, anche se poi vedrete che la vedremo sicuramente sopra a, per esempio a Renate, a Lecco, magari Lecco non lo so, ma a Renate sicuramente, a Lumezzane, perché ha dimostrato di essere una squadra che ha un buon potenziale, non per vincere il campionato ma magari per fare il terzo o quarto posto. Altra domanda, andiamo a rispondere ad Adriano che chiede la formazione della partita con il Padova, chi metterebbe Corrado? Grazie. No, beh, squadra che vince non si cambia, vedremo se recupererà Carraro, ma io credo che i tre di difesa sono tornati ai livelli dello scorso anno con Leverbo che sta studiando molto bene Golemic, in mezzo al campo vediamo chi sta bene perché purtroppo penso che Rossi sia fatto male, vediamo Carraro rientra, magari non sarà il meglio. Quindi se questi se non danno garanzie torna Freddy Greco, quindi magari probabilmente giocherà con Zonta e della Lata, poi è chiaro che bisogna capire Rossi come sta, e poi De Cola a destra e Costa a sinistra, e poi davanti della Morte sicuramente, Zamparo che è un ex quindi darà ancora di più, e Morra, ma vedrete che giocherà così, anche perché poi è un po' la formazione che è stata schierata stasera. Saluto Rita, secondo me Pippo Costa è di un'altra categoria, speriamo resti a lungo con noi, ciao Rita. Poi saluto Besk, Lova, Polipo, Bongo e Filippo, sempre più convinti che Della Latta sia il Jude Bellington della Serie A, sei d'accordo Corrado? Insomma, questi paragoni sì, vabbè, ma insomma, diciamo che ha fatto due partite qui a Vicenza, un po' presto per giudicarlo. Quello che dico a tutti è della terra in B, la Carrarese l'ha lasciato andare senza tanti giri di parole, senza tanti problemi, o a Carrara sono
diciamo incompetenti, oppure magari anche lui qualcosa a livello di prestazioni, di situazioni, anche magari forse comportamentali, non lo so, perché a Carrara non sappiamo cosa è successo. Quindi è un giocatore anche lì che secondo me deve calarsi bene nella realtà. Ha fatto molto bene contro il Renate, oggi è entrato non bene. Non bene. Marta chiede delle informazioni, vista la telefonata dei toscani. Sapete da che città arrivano per caso? Grazie. Ma, insomma, sì, precisamente. Preciso non lo so, no, anche lo perché so che sono 4-5 in macchina e magari ovviamente potrebbero anche essere da più città, quindi però ecco, li salutiamo con grande affetto, anche perché probabilmente saranno ancora ascoltandoci, visto che il viaggio è molto lungo, e io ho grandissima stima per chi insomma si sobbarca 3 ore di macchina per vedere a Vicenza, vedere una partita. Di trasferte ne ho fatte veramente tante, credo quasi un migliaio. L'amore dell'ane non ha limiti, caro sì, Corrado. Sì, ma so cosa vuol dire, insomma, fare tante ore di macchina. Li risalutiamo, tanto saranno ancora sì, in macchina, sicuramente no? Li salutiamo, li invitiamo a... Se ci dite da dove arrivate... A guidare piano, stare attenti, anche che di notte poi si è stanchi. Però quando si vince tutto è meno complicato. Salutiamo anche Emilio, che è venuto da Budapest per vedere questa partita, e abbiamo gente che ci arriva dappertutto, ma va benissimo così. Emanuele, squadra forte, siamo tornati ai livelli dello scorso anno, in più abbiamo 2 squadre, questo tra dicembre e gennaio farà la differenza, vecchi come Ferguson, fino in A, veramente forti, ci piace questo entusiasmo, Corrado, so che non ti piacciono i paragoni, però devo dire vecchi e forse il migliore allenatore che abbiamo avuto negli ultimi anni? Beh, diciamo, dipende da quanti ultimi anni, ecco, poi sai, gli ultimi 3, dai. Prima hanno fatto un paragone con Bruno Giorgi, io auguro a vecchi di fare la carriera di Bruno Giorgi, a parte che credo che chi ha avuto la fortuna di conoscere Giorgi me ne parla bene, anche straordinariamente come uomo. E poi Giorgi ha fatto una carriera molto importante anche in Serie A, quindi noi a vecchi auguriamo insomma di arrivare ad allenare anche in Serie A. E paragone impegnativo, ecco, perché poi Giorgi insomma ripeto ha fatto una carriera veramente importante, tra l'altro poi insomma è riuscito a vincere la Serie B con il Vicenza, quindi poi insomma ha fatto tanta Serie A, Genoa, Cagliari, Fiorentina, Brescia, qualche squadra magari me la dimentico, grande allenatore, grandissimo allenatore, ecco, io auguro a vecchi di poter ricalcare magari la carriera di Giorgi, perché sarebbe una carriera veramente importante. Tanto abbiamo Robertino che ne sa una più del diavolo e riguardo i toscani dice: sono di Viareggio, Montecatini, Marina di Pisa e Camaiore. Sì, lui conosce tutti. Io sapevo solo che ce n'era uno di Camaiore, ecco, tutti gli altri, però ecco, Robertino ci ha illustrato le loro provenienze. Grazie Robertino. Robertino. Bella. Pierpaolo, altra vittoria importante della morte, da quando ha cambiato fascia nel secondo tempo ha fatto meglio, adesso big match con il Padova per il primato. Ciao Pier. Cerco che in 7 partite con quella di oggi abbiamo trovato 4 squadre tra le prime 8. Fabio, aggiungo 2 delle quali con appena 3 gol subiti. Che dire Corrado di questo messaggio? Ma insomma, ripeto, Fabius si quando, firma. Quando giochi le prime 7, cioè giochi 7 giornate, la classifica, ripeto, deve ancora un po' assestarsi, come dicevo prima, vedrete che la Feralpi, che adesso è 11ª e forse domani potrebbe anche scendere ancora di posizione, la vedremo terza, quarta. Il Renate, non me ne voglio, il tifoso Renate, avevo preannunciato che insomma che non è che mi spaventasse più di tanto, perché aveva vinto 6-5 partite di fila, ma insomma gli era andata anche bene, e ha perso qui, oggi ha perso con l'Albino Leffe. Ecco, l'Albino Leffe può essere forse la sorpresa magari di questo girone, ma non ha la squadra per vincere il campionato, quindi magari può arrivare terzo, quarto, quinto per andare poi ai playoff. Lecco oggi si è buttato via, si è suicidato,
a conferma che è una squadra, sai, quando vinci 2-0 e perdi 3-2 vuol dire che c'è qualcosa che non sì, va, non sei ancora quella squadra che può puntare a obiettivi importanti. Quindi, come abbiamo detto ormai da 3-4 giornate, sarà un testa a testa Padova Vicenza. Per questo ribadisco, domenica a Padova perdere per mai per nessun motivo al mondo. Salutiamo oggi presente anche l'amico David, arrivato da Roma, grande tifoso dell'Ane. Devo dire, tifosi che scrivono e sono presenti da tutta Italia e dal mondo, continuate a farlo. Segnatevi il nostro numero di WhatsApp, il 345 7959 749, se non l'avete ancora fatto memorizzatelo nel vostro cellulare per chiamarci, 0445 490 200. Pronostico per la partita con il Padova, mi chiedeva Maurizio. Secondo me andremo con i risultati di 2-0 per noi. Corrado, che ne pensi? Partita aperta, qualsiasi risultato. Come ho detto prima, questi ultimi 15 giorni hanno visto una crescita importante del Vicenza e il Padova nelle ultime due un po' smorzato. Oggi l'ho visto un po' in difficoltà, devo dire che oggi la palla girava meno veloce, perdevano i duelli, la Pro Patria, insomma, che l'abbiamo vista qui, insomma, non è certamente uno squadrone, arrivava prima sulla palla, l'hanno rimessa in piedi, e questo vuol dire che insomma loro perdevano a Vercelli, hanno vinto 3-1, perdevano in casa con la Virtus Verona e hanno vinto 4-1, oggi perdevano ancora e poi le hanno rimesse in piedi, quindi hanno anche carattere, hanno forza, anche loro hanno una buonissima panchina, però oggi per la prima volta li ho visti un attimino in difficoltà, sì, non lucidi. Hanno fatto una partita in cui hanno fatto un passo indietro rispetto alle altre, vedremo domenica se sarà stato un caso oppure se stanno un po' rifiatando, magari hanno impostato la preparazione per partire a razzo e se l'hanno fatto è chiaro che poi dopo un po' paghi questo, diciamo, questo sforzo fatto. È una partita comunque secca dove può succedere di tutto, sicuramente ribadisco stavolta ci arriva meglio il Vicenza, anche forse dal punto di vista del morale. È chiaro che poi è importantissimo fare punti, perché se tu torni da Padova con dei punti sposti l'inerzia del proseguimento dell'azione verso la maglia biancorossa, e questo ha sempre la sua importanza, ecco, essere consapevoli e dare un'altra prova di forza, far vedere all'avversario che insomma ci sei, e poi è chiaro che sarà una partita in cui ovviamente c'è una sorta di rivincita per i playoff, dove il Vicenza ha vinto sia a Vicenza che a Padova, e quindi sarà una partita che varrà tanto per tantissimi motivi, quindi per tutte queste cose è normale che tutti daranno il 120%, però ribadisco, il Vicenza non può perdere per nessun motivo al mondo. Messaggio vocale, chi c'è? Dall'auditorium Romeo Menti in Vicenza, il maestro di calcio Ludovic Stefan Vecchioven ha diretto la quinta. Bene, fatta questa entrata, volevo salutare gli amici toscani, tifosissimi, e dire loro questo pensiero: ci sono persone che si fumano i toscani intesi come sigari, e i toscani intesi come persone che si fumano tanti chilometri per venire a tifare Vicenza. Quindi a loro tutto il mio bravissimi, praticamente tutto un giro di fumo. Ciao da Peo. Bella per Peo, grazie, ciao Peo, ci fare Vicenza. Quindi a loro tutto il mio bravissimi, praticamente tutto un giro di fumo. Ah, ciao, beh, allora ciao, grazie mille, tornati dentro messaggio. Salutiamo gli amici che sono ancora ovviamente in viaggio, stanno rientrando a casa. Che dire, caro Corrado, partitona settimana prossima, siamo tutti con la testa, con il cuore al prossimo match, lo vogliamo portare a casa a tutti i costi. Abbiamo sentito tutti i radioascoltatori molto carichi, tanti andranno a vedere la partita, tanti sicuramente magari non entreranno, tanti ci ascolteranno, ma insomma il responsor deve essere molto chiaro: dobbiamo vincere a tutti i costi la prossima sfida con il Padova. Ma insomma, ti accontenteresti anche di un pareggio? Adesso te lo chiedo.
cioè quando si gioca a calcio si gioca per vincere, e questo è scontato in tutte le categorie, in tutte le partite. Quando uno va in campo vuole vincere. È chiaro che ci sono partite in cui ovviamente ci sono anche gli avversari e che magari puoi trovare delle difficoltà. Quello che importantissimo domenica è: se la partita si sviluppa in modo che si può vincere, chiaramente va vinta e bisogna fare di tutto per vincerla. Ma nel caso in cui si capisce che non si riesce a vincerla, è fondamentale non perderla. Vale nel calcio un motto che è fondamentale quando devi vincere i campionati: quando una partita capisci che non è giornata, che gli avversari stanno meglio di te, che tanti motivi, non riesci a vincerla, devi fare di tutto per non perderla. Saluto anche Cristiano che dice: quante partite ha vinto il Vicenza con il Padova e quante ne ha perse? Beh, insomma, bisogna capire il campionato, Coppa Italia, comunque il bilancio con il Padova, insomma, potrebbe essere migliore, ecco, da questo punto di vista. Negli ultimi anni a Padova ricordo tanti bocconi amari, infatti gli ultimi playoff vinti sono stati sicuramente una bella senso di rivalsa del Vicenza nei confronti del Padova, che nel vecchio Appiani, insomma, tante volte era riuscito a battere il Vicenza. Così come, per la verità, poi quando il Padova veniva al Menti, insomma, diciamo che spesso ne usciva spennato, proprio per rimanere in tema di galline padovane. E quindi è una gara diciamo che anche a livello di tradizione è difficile, però in questo momento la squadra sta bene, la squadra è in forte crescita sia fisicamente che dal punto di vista anche della convinzione mentale, per cui sono molto fiducioso che si possa tornare da Padova con un risultato positivo. Corrado, noi ci salutiamo qui, ci sentiamo ovviamente la settimana prossima. Ricordiamo il match, a che ora è? Noi abbiamo la radiocronaca esclusiva di questa partita, che si disputerà, un'occhiata sicuramente all'orario, alle, sì, 15 di domenica. Radiocronaca firmata Giovanni Barcaro, Luisa Nicoli, e poi nel terzo tempo arriviamo io e Corrado, ovviamente con la vostra compagnia, con la compagnia di tutti i tifosi che fanno parte di questo terzo tempo, che diventa sempre più grande, e questa famiglia che si allarga. Ma diciamo che credo che sicuramente l'affetto che i tifosi hanno per questa trasmissione è il nostro che abbiamo per loro, e il tutto, insomma, gira attorno a una squadra di calcio che spero presto ci possa fare un salto di qualità anche a noi. Perché sai, quando nel caso in cui il Vicenza, come tutti speriamo, andasse in Serie B, anche il terzo tempo di Stella FM diventa una trasmissione di Serie B, quindi anche noi potremmo essere promossi in una categoria, diciamo, superiore. Questo farebbe ovviamente piacere a tutti. Bella per Corrado, grazie a tutti, siete stati fantastici, vi abbraccio, ci sentiamo puntuali il prossimo weekend. Grazie ancora e buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti. Terzo tempo bianco-rosso.